chiamiamo a Sollina Pantano. Glielo fate un applauso a Sollina, per favore. Io non so se il vescovo Stefano vede la televisione, però Sollina Pantano, questo non so se voi lo sapete, voi l'avete visto questa cosa, no? Allora, la mia amica Sollina Pantano e le sue consorelle suore battistine hanno partecipato ad un reality. Sei puntate? Quattro puntate in cui sei ragazze un po' pazze sono andate a dormire a casa loro. Ma io che conosco la loro storia e conosco Sorlina e conosco anche la casa, vi devo dire che Sorlina non sembrava un'attrice. Dove l'hanno mandata? In che canale? Del canale 9? No, l'hanno su Real Time, eccellenza, guardate Real Time, Sorlina Pantano, che poteva sembrare un'attrice invece era... La più cattiva era quella sorella. Ah vabbè, quella è da sempre. Tu l'hai visto? Ah, okay. Comunque, mentre si poteva sembrare che stavano recitando, Sorlina Pantano invece era lei. Cioè, come, non so se avete fatto delle prove, se niente, cioè proprio come la vedete, Sollina era praticamente agli schermi televisivi. Non conoscevamo nemmeno le ragazze, perché questo Real Time era un'esperienza tra il mondo della Chiesa, quindi il mondo della vita religiosa, e cinque ragazze che entravano in un convento, in un mondo della vita religiosa, ma le ragazze di oggi, però ragazze ai limiti oggi, c'erano ragazze che erano nella droga, ragazze abusate, ragazze, cioè che vivevano veramente una realtà molto dura, molto dura. E quindi abbiamo fatto questa esperienza, noi abbiamo fatto 10-12 giorni di convivenza con queste ragazze, però è stata anche una bella esperienza, anche se è stata un'esperienza molto dura, perché noi dalla mattina alla sera stavamo con i microfoni addosso, per cui veramente non ci potevamo muovere, qualsiasi cosa noi dicevamo veniva registrata. Poi hanno fatto le scelte, perché hanno fatto proprio questo percorso che ha portato proprio a vedere veramente come questo impatto può essere anche positivo, perché le ragazze poi sono rimaste anche a contatto con noi, continuano a venire, continuano a scrivere anche con Suor Maria Pina. Ah, allora sta dicendo sì, mi vogliono bene, mi vogliono più bene. Allora, vabbè, questa era soltanto una premessa. Io vi voglio presentare. Sì, era solo una parentesi. Io vi voglio presentare Sorlina Pantano, che è la madre generale della congregazione delle suore di San Giovanni Battista, una congregazione sparsa in tutto il mondo, una congregazione fondata da un santo sacerdote, un campano, quindi di Angri, loro sono di Angri, in provincia di Salerno, Sant'Alfonso Maria Fusco, a metà del 1800 si è accorto, come tutti i santi che Don Luigi studia, si è accorto che c'è un bisogno, e davanti ad un bisogno non si gira la testa all'altra parte, no? Si mettono le mani, si ci sporca, no? E praticamente questo bisogno, questa attenzione che praticamente Sant'Alfonso ha avuto, potremmo dire che tutta la loro spiritualità si può racchiudere in una frase. Abbiamo detto di questo personaggio di Cetraro, facemo bene mo che avemo tempo. Il fondatore della congregazione delle Suore Battistine diceva: vorrei che anche la mia ombra potesse fare del bene, cambiando totalmente il significato alla parola ombra. Noi quando diciamo ombra l'intendiamo come una cosa negativa, mi fa ombra, ma che ombra strana. Questo santo sacerdote pensava che la sua ombra
anche la sua ombra dovesse fare del bene, anche perché i suoi pantaloni avevano già fatto del bene, perché un giorno se li era tolti perché aveva visto un povero che non l'aveva, le sue scarpe erano diventate le scarpe di un altro e aveva fatto in modo che tutta la sua vita potesse essere in questo modo. Chi studia la vita dei santi, e in modo particolare Suorlina Pantano ha studiato la vita del suo fondatore, ha seguito per la canonizzazione che è avvenuta qualche anno fa con Papa Francesco, non può poi non immettersi e camminare insieme come il fondatore ha fatto. Ma Suorlina, come anche Monsignor Lorenzo, hanno un progetto, non è che pubblicano dei libri perché gli piace l'editore Guzzardi, no, pubblicano dei libri perché hanno un progetto. Il progetto di Suorlina è di fare in modo che la congregazione delle suore battistine, diffusa in tutto il mondo, conosca sempre di più non solo il padre fondatore, ma anche le figure più significative. Una di queste figure più significative, lo dicevo prima, è questa cetrarese, si chiama Suor Crocifissa Militerni, Teresa Militerni, Scinella la chiamavano in famiglia. E questa donna da Cetraro si imbatte con questo santo fondatore che è il Fusco, Sant'Alfonso Maria Fusco, e praticamente queste due anime incominciano a capirsi e non soltanto fonda un ospedale, un asilo, non c'è qualcosa di bello a Cetraro che non abbia visto la mano di Suor Crocifissa Militerni. Qualche anno fa, in questo progetto di riscoperta della santità calabrese, Don Ennio Samile volle pubblicare un volumetto che girava un po', qualcuno a Cetraro l'aveva. Mi disse, dice, lo puoi guardare questo librettino? Questo librettino, eccellenza, non aveva il nome dell'autore. Ma chi l'ha scritto questo? Guardandovi, girandovi, facendo, questo librettino fu scritto da un grandissimo autore, tra l'altro anche lui in fase di canonizzazione, che è il cofondatore del movimento dei focolari. Per cui abbiamo iniziato a far conoscere a Cetraro e in altri luoghi la figura di Suor Crocifissa, ma Suorlina mi ha detto: io ci sto lavorando, scriverò un testo. E finalmente, proprio in questi giorni, è uscito questo libro che si chiama Pace il Crocifisso e Guardi il Cielo, che è la storia di Suor Crocifissa Militerni, con la presentazione del Vescovo, di cui ringrazio. Però il Vescovo non sa, perché Suorlina non gliel'ha detto, che questo libro verrà tradotto in tutte le lingue dove è presente la congregazione battistina. Quindi stasera nella edizione della editoria religiosa non si poteva non parlare di Suor Crocifissa Militerni, delle suore battistine, di Suorlina Pantano, perché oltre a quelle date che io vi ho detto, i 150 anni della nascita e i 100 anni della morte, che credo, spero che anche la diocesi voglia trovare modalità per ricordare questo avvenimento, però Suorlina oggi ci dice anche un'altra bella notizia, che il 5 dicembre... Allora, sta andando avanti la causa di Suor Crocifissa. Proprio ultimamente io sono andata dal Cardinale Semeraro, che è a capo della Congregazione dei Santi, del Dicastero della Congregazione dei Santi, e mi ha detto che il 5 dicembre ci sarà già l'incontro tra i teologi per Suor Crocifissa, e io ho chiesto se per marzo, che ricorre, come già detto Demetrio, 100 anni dalla morte di Suor Crocifissa, se noi possiamo avere la venerabilità, e il Cardinale Semeraro ha detto che sarà possibile. Quindi io penso che l'anno prossimo noi avremo la venerabilità di Suor Crocifissa. Suor Crocifissa veramente è stata una bellissima figura qui nella Calabria, in modo particolare a Cetraro. Suor Crocifissa veniva da una delle famiglie più nobili di Cetraro e
la famiglia non voleva che entrasse nella vita religiosa, però lei veramente con molta determinazione ha scelto l'Istituto delle Suore di San Giovanni Battista e è entrata nella congregazione vivente il nostro fondatore. Il nostro fondatore, quando la prima volta è andata a cetrare, le prime volte che è andata a cetrare, è stato proprio ospite della famiglia Militerni. Quindi la famiglia Militerni ha accolto un santo, perché nel 2016 noi abbiamo avuto proprio la canonizzazione di Sant'Alfonso Maria Fusco. E poi sono venute le suore a Cetraro e sul crocifisso, quindi a quel tempo si chiamava Teresa Militerni è entrata nella congregazione. Veramente è stata una bellissima figura e, come detto prima Demetrio, Sant'Alfonso diceva: vorrei che anche la mia ombra potesse fare del bene. E Sant'Alfonso oggi, attraverso le suore della congregazione di San Giovanni Battista, è presente in 18 paesi del mondo. E questo è molto molto bello, perché la vita dei santi può continuare, il bene che noi facciamo può continuare. Quindi Sant'Alfonso Maria Fusco ha fatto tanto del bene nel Salernitano, si è stato fino qui a Cetraro e poi adesso ha raggiunto 18 paesi del mondo. Adesso, diceva Demetrio prima, il progetto della congregazione. Il progetto della congregazione è far emergere queste figure belle nella Chiesa, ma non tanto solo per la congregazione, ma nella Chiesa, queste figure che hanno vissuto bene, che hanno fatto del bene, che sono state luce, che sono state profumo nella Chiesa, queste qui sono quelle che vanno imitate. Allora, nella misura in cui noi le conosciamo, nella misura in cui li lasciamo parlare al nostro cuore, anche noi possiamo camminare nelle vie della santità. Diceva Sant'Alfonso: vorrei che anche la mia ombra potesse fare del bene, ma diceva a noi suore: che credete di essere venuta a fare nell'istituto? Forse a formare una famiglia qualsiasi? No, siete venuti a formare una famiglia di sante. Scopo della nostra vita è quello di santificarci. E Teresa Militerni, Suor Crocifissa Militerni, ha fatto proprio questo, ha camminato nelle vie della santità, e noi vogliamo dare luce a questa figura, una figura molto bella. Voglio leggervi una cosa del libro. Dove sta il libro? Stava qua. Non mi togliere il segno, però questo è qui. Non mi perdo questo, ecco. Pagina 48. Voglio leggervi una cosa molto bella. Allora, Suor Crocifissa Militerni, durante gli anni della sua vita religiosa, è stata anche maestra delle novizie. A quei tempi non c'erano i telefoni come adesso, ma quando una giovane diventava suora, poi veniva mandata in una comunità, Suor Crocifissa continuava a seguirle. Allora, c'era una ragazza che si chiama, era Madre Benedetta, dopo è stata Madre Generale, che è stata una sua novizia. Appena uscita dal noviziato l'hanno mandata in America, perché erano state aperte le case a New York. Allora, questa giovane soffriva per essere stata mandata in America. Guardate che cosa scrive Suor Crocifissa per aiutare questa giovane: il sacrificio che compi per noi, per il nostro istituto, il sacrificio che ora stai per fare e che ti fa versare in lacrime il sangue del tuo povero cuore, non è un legame potentissimo che ti rende doppiamente legata al cuore di tutte noi? Parti contenta, mia cara e buona sorella, sii coraggiosa e intrepida per affrontare un dolore che ti pare superiore alle tue forze, e in vero è così. La grazia del momento ti verrà in aiuto, ne sono certa. Quella grazia
che ha saputo lenire, annullare i dolori dei martiri più crudelmente strappati alla vita. Quella stessa grazia, luce e forza divina ti assisterà nel momento dell'addio, lungo la traversata e nei primi giorni della nuova dimora che ti si presenterà, forse circondata da spine. Noi preghiamo sempre per te. Io ti annovero fra le persone più care di cui fo prima di tutti il nome nel momento della Santa Comunione e presenterò a Gesù tutti i bisogni dell'anima tua e i doni di cui voglio sia arricchita. Lavora per Gesù, così le tue fatiche saranno benedette e poi compensate nel cielo. Sia questo il mio ricordo che ti do come maestra che ti sono stata data allorché eri novizia. Tutto, tutto per il Signore, e il sacrificio che ora compi deve essere tutto suo. Così questo dolore che provi ti imploderà il cielo e ti farà santa. Molto bello tutto questo, vedete? Questa è la vera santità, aiutare gli altri veramente a fare la volontà di Dio, aiutare gli altri a camminare nelle vie del Signore, e se noi ci aiutiamo tutti in questo cammino, un giorno tutti ci faremo santi e ci incontreremo in paradiso. Grazie. Allora, io ho detto prima, che bisogna sempre collegare il cielo con la terra. Allora, Sorlina vi ha letto un pezzo bellissimo di Sor Crocifissa, io però adesso vi voglio leggere un altro brano che spero anche al Vescovo e a Sorlina piace. Sor Crocifissa amava tanto gli animali, aveva un gatto per custodire la roba dai topi. Era un bel moretto col pelo lucido e tutto nero che non si lasciava toccare e accarezzare da nessuno. Solo Suor Crocifissa poteva farlo. Per questo suo modo fiero di porsi lo chiamavano Nerone. Spesse volte Suor Crocifissa trovava a tavola al suo posto una bella ciambella inzuccherata. La mangiava, ma non sapeva da chi provenisse questo regalo. Intanto, la signora Guglielmina De Caro, che abitava di fronte a casa Militerni, quando faceva le ciambelle, ne vedeva sparire qualcuno e non capiva la ragione. Un giorno, curiosa di sapere chi le rubava le ciambelle, fece la guardia. E chi vide? Il gatto Nerone, che prendeva una ciambella e la poneva al posto di Suor Crocifissa. Chiamò Suor Crocifissa e gli disse: il tuo gatto mi ruba le ciambelle e le porta a te. Suor Crocifissa rimase sorpresa. La signora Guglielmina, stupita per quanto accaduto, continuò a preparare le ciambelle e a lasciarle sul tavolo. Il gatto, come al solito, continuava a saltellare dalla finestra e ne prendeva una e a deporla al refettorio proprio al posto di Suor Crocifissa. Un'altra volta Suor Crocifissa non aveva in casa carne di vitella, ne aveva bisogno per qualche bambina che non stava bene. Ecco che il gatto Nerone portò a Suor Crocifissa mezzo chilo di vitella. Di quella stessa signora, che contenta perché capiva che in quel gesto c'era qualcosa di straordinario, e gliela fece tenere. La signora De Caro sapeva che quella carne rubata dal gatto era nutrimento per i bambini poveri. Suor Lina Pantano bacia il crocifisso e guarda il cielo. Allora leggiamo la motivazione e la premia il vescovo. Da che lo è qui. Vieni. Suor Lina Pantano è la superiore generale. Perché non vieni pure tu? No. Allora facciamo venire vicino a Suor Lina, lei che è una suora nativa di San Marco. Vieni.
Allora, eccellenza, lei è una sola battistina nativa di San Marco, metti vicino al vescovo. Ok, allora vi leggo la motivazione. No, vicino al vescovo tuo, mettiti vicino. Una destra a sinistra. Ok. Suor Lina Pantano, superiore generale delle Suore Battistine. Suor Lina ha studiato la vita e il carisma di Sant'Alfonso Maria Fusco, fondatore della congregazione di San Giovanni Battista, e recentemente ha pubblicato una biografia su Suor Crocifissa Militerni, nativa di Cetraio, di cui è in corso la causa di beatificazione. Premio letterario delle arti lo consegna il vescovo Vega. Allora, adesso bisogna consegnare pure il premio, questo, e questo. Allora, questa croce gliela consegna la sorrina, e questa invece per la casa di Carlo. Di casa, se non volete, non volete avere il limone rosso, bisogna avere il limone rosso. Avete fatto tutto, possiamo passare all'ultimo premiato. Grazie, Sorrino.